Vanessa Mascardini, sono un'insegnante qua alla Tex e Balloon Express da circa 20 anni, da 22 ho il mio negozio Balloon Express Shop a Firenze. In questo video parleremo di un evento divenuto molto popolare negli ultimi anni, è il Gender Reveal. È l'evento in cui la coppia rivela ad amici e parenti il sesso del nascituro. Sarà un lui oppure una lei? Scopriamolo insieme! In questa seconda puntata di Balloon Express TV vi mostrerò tre composizioni. Questa composizione si può chiamare Big Balloon Bouquet o composizione multipla. È fatta interamente ad aria, è gonfiata interamente ad aria. Abbiamo una base in lattice con i palloncini 11 pollici bimbo bimba e poi abbiamo tutta l'altra parte in foil. Quindi è una composizione molto adatta per la vetrina e che dura moltissimo tempo. Vediamo i tipi di palloncini usati. Questo è un message, il Baby Girl Pink Stripes, eccolo qua su. Abbiamo il corrispettivo maschile, Baby Boy Pink Stripes. E dopo abbiamo la nuvola e il Baby Girl Light Skin Tone e il Baby Boy Light Skin Tone. Vedete? Per ottenere, ah, e abbiamo le due stelline 9 pollici. Per ottenere questo simpatico colore così pastello, così fashion in questo periodo, ho utilizzato il sistema Double Stuff. Vi farò vedere come. Per creare l'effetto pastello non ho fatto altro che prendere un 11 pollici bianco bimbo bimba e un 11 pollici rosa oppure celeste, dipende dalla tonalità che vogliamo dare al nostro palloncino. Arrotolo il pallone da mettere all'interno, lo inserisco e poi lo vado a gonfiare. Vedete com'è carino? I palloncini della base sono gonfiati a 8 e a 6,5. 8 quelli in double stuff, 6,5 quelli bianchi. Ricordiamoci sempre di sottogonfiare almeno di due misure i palloncini che toccano terra. I grandi palloncini in foglio sono stati legati alla base con 2,60, mentre gli altri sono stati attaccati con un biadesivo molto resistente. Per completare questa composizione possiamo unirvi un bouquet di palloncini ad elio. Rimaniamo sulla stessa tipologia. Eccoli qua, possiamo legarli alla base, al centro. Ecco qua, la nostra composizione è completa, come vedete è composta da una nuvola che troviamo anche giù e dagli stessi palloncini in foil e in lattice. Adesso passiamo alla seconda composizione. La seconda composizione della seconda puntata di Balloon Express TV è una colonna sorpresa. Questa colonna sarà composta con un grande palloncino nero qua latex, eccolo qua, o baby. Questo è un treppiedi che noi riempiremo di 100 palloncini rosa. Bene, fingiamo che la nascitura sia una bimba. Noi andremo a gonfiare questo palloncino con il nostro Insider Kit, lo gonfieremo ad aria, lo riempiremo, vi farò vedere come, con 100 palloncini rosa ad elio e dopo lo sgonfieremo e lo rigonfieremo ad elio. È importante non mischiare aria ed elio, quindi il pallone grande sarà una camera di elio con all'interno 100 palloncini ad elio. Ma andiamo intanto a costruire questa semplicissima colonna con il Quick Link. Qua una striscia fatta con i Quick Link qua latex per blu e pink. Adesso li andremo ad intervallare con dei cluster neri fatti con i 5 pollici. Procediamo con l'inserimento del nostro Oh Baby nero per piedi sul nostro Insider. Ok? E adesso iniziamo a gonfiare ad aria con questo tubo il nostro pallone. A questo punto andiamo a inserire il nostro 5 pollici rosa all'interno dell'insider e lo gonfiamo con la nostra pistola.
faremo così con tutti gli altri palloncini. Possiamo inserirne fino a 100. E voilà, ecco la nostra colonna sorpresa, fatta con dei quick link gonfiati a 9 pollici, mentre invece i 5 pollici neri sono gonfiati a 4 pollici. Il treppiedi è interamente gonfiato ad elio. E questo è un simpatico allestimento che ho fatto per questo video di Balloon Express TV. Finiamo di decorare la nostra composizione attaccando delle stelline 9 pollici alternate, celeste sul rosa e rosa su celeste. Scusate, qui ho preso rosa. Mettiamo così. Ecco qua. Siete pronti per scoprire se è un bimbo oppure una bimba? Spillo alla mano, svelato l'arcano. Concludiamo con la terza composizione. Abbiamo una base creata da due cluster di 11 e 5 pollici, gonfiati a 9 e a 4 pollici. Hopla! E qua abbiamo di nuovo il nostro treppiedi, questa volta gonfiato interamente ad aria. Ho creato un link con un raising twist. Bene, ho inserito una pallina all'interno del pallone, l'ho pizzicato di sopra e ho legato questa parte. Sicuramente se avete fatto dei corsi professionali sapete come si fa. A questo punto vado a legare il mio pallone, che può essere ripieno di altri 5 pollici gonfiati ad aria oppure di coriandoli. Ecco, vado a mettere un altro clusterino, sempre gonfiato con i palloni piccoli, con i 5 pollici gonfiati a 4, a 3 e mezzo, eccolo qua. E sopra inserisco dei personaggini, un lui e una lei. Eccoli, creati con dei quick link 6 pollici e con le faccine stampate con i 5 pollici. Questi sono dei 160. E hopla la la. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Vi aspetto alla prossima puntata di Balloon Express TV. Ciao!